capogruppo oggi un consiglio lungo, difficile per quanto riguarda la sua delega, importanti decisioni, importanti iniziative a favore della città metropolitana e dei cittadini. Sì, infatti oggi col consiglio metropolitano di oggi finalmente abbiamo messo mano a quello che è la protezione civile. Abbiamo stanziato 600.000 euro per l'acquisto di mezzi e attrezzature a favore dei comuni aderenti alla città metropolitana, impegno assunto da me e dal sindaco metropolitano nel periodo estivo, nel famoso periodo di incendi che ha devastato le nostre aree vesuviane, e non solo, i comuni potranno avvalersi non solo per mezzi di antincendi ma anche per attrezzature che potranno far fronte a qualsiasi tipo di motivazione relativa alla protezione civile. Come potranno i comuni attingere a questi fondi? A breve uscirà un bando dove destineremo fondi per comuni, per fasce di comuni in base agli abitanti. Mi sembra che sono fasce da 0 a 20.000 abitanti e potranno concorrere determinati comuni, poi da 20.000 a 50.000, da 50.000 a 100.000, e poi c'è il comune di Napoli che anche lì avrà la sua parte. Mi preme precisare che i comuni che hanno subito gli incendi nel periodo estivo non faranno bandi, saranno destinate direttamente delle somme che andranno a quei comuni che hanno subito devastazioni dovute agli incendi. Sempre oggi, nel consiglio di oggi, abbiamo destinato i fondi per attivare il progetto di volontari di protezione civile, cioè il famoso servizio civile, quindi anche qui il dirigente da domani mattina ha i fondi per poter incominciare il progetto per attivare il servizio di protezione di volontari del servizio civile. E in più anche in questo consiglio abbiamo destinato 60.000 euro per fare questo famoso piano di emergenza di protezione civile metropolitano, quindi per la protezione civile, bellissima giornata. Ma in più devo dire che ho la delega al premio civile ed oggi finalmente col consiglio di oggi abbiamo destinato al premio civile, premio importantissimo, premio di alta cultura che viene fatto nel comune di Civitile ma ormai riconosciuto a livello nazionale, abbiamo ripristinato quello che era un stanziamento da parte del bilancio metropolitano, ex provincia, oggi metropolitano, di 20.000 euro, così come è previsto nello statuto, dove noi siamo soci fondatori come città metropolitana.